Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e oggi inizieremo a giocare a Dolce Flirt. Per chi non lo conoscesse, è un otome game o visual novel di origine francese ed è un gioco dedicato all'accorteggiamento virtuale. Allora, iniziamo subito. Ho creato l'account, la mia dolcetta si chiama Keris, come il nome del mio canale, e adesso inizio a crearla, scegliendo il colore dei capelli, il taglio, il colore degli occhi. Io ho deciso di farla, con i capelli biondi e lunghi. Adesso devo scegliere il colore degli occhi, no, multicolor non mi piacciono. Mi piacciono questi celesti, però anche verdi. Mi sa che glieli faccio verdi, tanto si può comunque modificare durante il corso del gioco, quindi vabbè, per il momento sono verdi. Scelgo il segno zodiacale dello scorpione, clicco su Convalida e adesso possiamo iniziare a giocare. Questa è la mappa della città, qui c'è il nostro liceo. Vabbè, questa è la banca, non ci interessa. Qua c'è il forum, la gioielleria, il negozio di abbigliamento e il bazar. Noi andiamo al liceo e come potete notare ci stiamo andando in pigiama e ciabatte, che per ora non si vedono le ciabatte però. Ok, entra nel mondo Dolce Flirt. Questo è un tutorial. Ed ecco Kinomimi che rappresenta l'avatar della creatrice del gioco, che ci fa questa introduzione per spiegarci un po' come funziona. Ciao, benvenuta su Dolce Flirt. Io sono Kinomimi e sono qui. Ma sta musica. Ok, spero che non dia troppo fastidio la musica. Ciao, benvenuta su Dolce Flirt. Io sono Kinomimi e sono qui per spiegarti le basi del gioco. Sei pronta? Assolutissimamente sì. Bene, per cominciare ti spiego cosa sono i passi. Si tratta di punzioni che ti permettono di spostarti da un luogo all'altro e di compiere certe azioni. L'unico problema di questo gioco è che si consumano troppi pa. Ogni giorno la connessione ne ricevi 10, il totale è indicato sullo schermo qui in alto alla tua sinistra. Ops, se non hai più punti e vuoi continuare a giocare, puoi aspettare il giorno dopo per avere i punti giornalieri oppure puoi acquistarli. Tutto chiaro? Assolutissimamente sì. Facciamo una prova per vedere se hai capito tutto. Vai nell'aula alla tua destra e torna qui. Ok, torno subito. Entriamo in sala delegati. E torniamo indietro, e già ci ha fatto consumare i pa inutilmente, però va bene. Fantastico, te la cavi piuttosto bene. Andiamo avanti con le spiegazioni? Certo. Oltre pa, la connessione ottieni anche dei dollari indicati con il simbolo dei soldi, del dollaro. Il totale è indicato sotto i pa. Va bene. Grazie ai soldi potrai comprare tante cose che ti serviranno nel gioco. Alla connessione avrai 15 dollari, e se come per i pa ne volessi altri, devi andare alla banca. Tutto chiaro? Certo. A proposito, visto che parliamo di soldi, le mie spiegazioni sono mica gratis, addirittura, questo non me la ricordavo. Mi regaleresti 100 dollari così poi andiamo avanti? No, non te li voglio dare. Certo, no, cosa? Non posso mica regalarti 100 dollari, sono troppi. Mi dispiace. Ma che spilorcia, io che volevo fare un po' di shopping, tra l'altro il commesso alla boutique in centro è tanto carino. Andiamo avanti, ma solo perché sei tu. Ci mancava solo che mi toglieva i soldi. A proposito di flirt, ci sono un sacco di bei ragazzi qui al liceo. Ecco alcune cosette che devi sapere sull'argomento. Sappi che i ragazzi del liceo hanno le loro abitudini, alcuni li trovi sempre negli stessi posti, altri invece girano un po' di più. Ecco perché certi li incontrerai più facilmente di altri. Fin qui tutto chiaro? Sì, ti seguo. Dunque, hai presente questa specie di termometro qui a destra? È il lovometro. Quando parlerai con un ragazzo, la barra colorata potrà salire o scendere. Se la barra sale, vuol dire che piace al ragazzo. Più scende, meno chance avrai di conquistarlo. È molto importante questo per il gioco, è tutto chiaro? Certo. Perfetto, facciamo subito un esempio pratico. Torna nella stanza destra e scambia qualche parola con il mio amico che è lì. Ti aspetto qui. E il suo amico è? Wow, chi è? Ciao! E così sei appena arrivata al Dolce Amoris? Io sono Dimitri, piacere di conoscerti. Anche per me è un piacere conoscerti, Dimitri. Spero che avremo delle occasioni per rivederci. Adesso scusami. Mi sa che ho sbagliato. Già di ritorno? Sì, mi sa che ho sbagliato.
Molto bene, ti applichi in fretta, in più credo che tu gli sia piaciuta, se lo dici tu. Comunque, alla fine di ogni episodio avrai accesso all'appuntamento col ragazzo con cui hai più affinità. I finali sono diversi e dipendono dalle scelte fatte durante l'episodio. Per un appuntamento devi essere al top, scegli come vestirti in base a quello che potrebbe piacere al ragazzo e cerca di dare risposte che potrebbero interessarlo. Se riesci in questa tappa, il tuo appuntamento sarà un successo. Mi segui? Certo. Lo so che conoscere nuovi ragazzi è la parte migliore, ma sappi che incontrerai anche altri personaggi, più o meno simpatici, e non tutti gentili come me. Ti consiglio di tenere d'occhio tua zia in ogni episodio. Non solo è simpatica, ma è sempre generosa, ti regalerà dei soldi, a volte anche dei capi d'abbigliamento esclusivi. Ok, tra l'altro avremo bisogno di capi di abbigliamento perché siamo in pigiama e ciabatte. Allora, vediamo di cosa non ti ho ancora parlato. Ah sì, durante gli episodi avrai degli obiettivi da portare a termine, per esempio trovare delle informazioni su qualcosa. Quindi con più persone parlerai, meglio sarà per te. Ti si potrà anche chiedere di trovare degli oggetti, a volte dovrai semplicemente comprarli al bazar, altre chiederle ad uno dei personaggi oppure cercarli la scuola, in giardino, eccetera. Occhi aperti quindi, capito? Va bene. Guarda che non è sempre così facile. Facciamo una prova. Vai nell'aula a destra e portami la mini scultura che ho fatto per il corso di arte. Ok, vado subito. Sto consumando tantissimi pa, me li ridai indietro, spero. Sei nell'aula delegati, non dimenticare di prendere la statua dell'elefante prima di uscire. È enorme. Come si fa a non vedere una statua così grande? Ok, non l'hai ancora sì che l'ho trovata, è piuttosto evidente mi sembra, certo è gigante. Sì, l'ho trovata, era piuttosto in vista, per non parlare della grandezza. Hai visto? Non è difficile, te la regalo se vuoi la scultura, potrai usarla come decorazione per la tua stanza. Grazie. Devo spiegarti altre cose, non abbiamo ancora finito. Quanto è lungo sto tutorial? Tornando allo shopping, ho dimenticato di dirti che oltre al negozio di vestiti c'è anche una gioielleria in città. In questa gioielleria si vendono degli anelli che non sono solo belli, ma hanno anche degli effetti speciali quando li metti. Ad esempio, puoi mettere uno degli anelli che ti permette di trovare più facilmente un certo ragazzo. Ogni anello ha degli effetti speciali diversi. È tutto spiegato in gioielleria. A me piacciono così tanto che li colleziono. È tutto chiaro? Va bene. Bene, un'ultima cosa e poi avrò finito le spiegazioni. Ascolta bene. Hai anche la possibilità di rigiocare gli episodi. Esistono due opzioni. La prima opzione è Replay History. Se giochi l'episodio, le tue scelte saranno prese in conto nella sceneggiatura. Sarai quindi obbligata a rigiocare tutti gli episodi a seguire perché i cambiamenti nella storia saranno presi in conto. Per esempio, se sei all'episodio 5 e decidi di fare un replay history dell'episodio 2, dovrai poi rigiocare anche l'episodio 3 e 4 prima di poter tornare all'episodio 5. Quindi devi usare il Replay History se vuoi cambiare il corso della tua storia. Seconda opzione, il replay libero. Puoi rigiocare l'episodio che vuoi senza che la storia sia modificata. Devi usare questo se vuoi sbloccare diversi finali o tentare di trovare degli oggetti speciali, eccetera, senza modificare la storia. È chiaro che in entrambi i casi di replay che sceglierai manterrai tutte le illustrazioni e oggetti che avrai sbloccato fino a quel momento. Ecco, è tutto. Immagino che siano tante tutte queste spiegazioni insieme, allora non farti problemi a chiedermi se qualcosa non ti è chiaro, ok? Tutto chiaro. Bene, allora abbiamo finito. Ti ho detto tutto, ti lascio cominciare l'episodio 1. Se dovessi avere un problema o un dubbio, passa sul forum o nell'aiuto. Vi troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi. A presto e buon divertimento su Dolce Flirt. Perfetto, finalmente possiamo cominciare l'episodio. Ui! La Winx! È bellissima! Mia piccola cara, sono la zia. Visto che hai appena fatto il tutorial di Dolce Flirt, eccoti una cosina che ti aiuterà ad avanzare nei prossimi episodi. Grande, grazie, ti adoro. Mi ha regalato 100 pa. Troppo bello. Il ragazzo è rispuntato. Ehi, bella, spezzo! Ciao! So che può essere un po' difficile cominciare una nuova avventura. Allora, se hai dei problemi con il primo episodio, non esitare a consultare la guida agli episodi che trovi sul forum. Va bene. E
E ok, abbiamo terminato l'episodio, quello zero, introduttivo, dove non facevano altro che spiegare come muoversi nel gioco, quindi il tutorial. Adesso finalmente possiamo cominciare il primo episodio vero e proprio, dove ci ritroviamo al liceo e finalmente possiamo iniziare a fare amicizie, il nostro primo giorno di scuola.